cominciamo questa lezione pomeridiana con qualche ancora equazione di qualche reazione di ossidoriduzione, quelle là diciamo un po' più complicate, cioè quelle là per le quali non è sufficiente l'applicazione della legge della conservazione delle masse per andarle a bilanciare. In effetti stamattina io vi ho semplicemente illustrato qual è il protocollo che a mio avviso è opportuno seguire per andarle a bilanciare e ne abbiamo vista soltanto una. Adesso ne facciamo qualche d'un'altra, non troppe, e poi vorrei cominciare un pochino a parlare dei gas, del comportamento dei gas. E ovviamente la settimana prossima farete una bella lezione di esercitazione sulla stechiometria, cioè tutto quanto quello che riguarda le reazioni chimiche, i calcoli stechiometrici, cioè le relazioni che esistono tra le quantità di materia che reagiscono tra di loro, e poi farete anche delle altre reazioni di ossidoriduzione. Ma ne faccio qualcuna, diciamo non impegno tutte quante le due ore per questo, privo perché sarebbe estremamente tedioso, perché dopo che ne abbiamo fatto 3-4 comincia a diventare scocciante, perché poi sono sempre stessi senza operativamente. Ciò nonostante è chiaro che penso che voi avrete piacere di farne qualche linea in più, allora le fate le lezioni di esercitazione e noi invece cominciamo a occuparci di un altro problema. Allora, vediamo qualche altra reazione di ossidoriduzione. Ecco, andiamo a prendere questa. Ione di cromato, Cr2O7. Reazioni che avvengono in fase acquosa, quindi mettiamoci acquoso da tutte le parti, e l'Fe2 si trasforma in Fe3 più acquoso anch'esso. Il dicromato è uno ione fortemente ossidante, azione fortemente ossidante, purché l'ambiente sia fortemente acido. Bene, quindi rovinato. Se l'ambiente è neutro oppure alcalino, funziona maluccio come ossidante, così così. Allora, andiamo un pochettino a bilanciare questa reazione di ossidoriduzione. Come sempre, il punto primo che cosa dice? Dice andare a determinare i numeri di ossidazione delle specie che si ossidano e i numeri di ossidazione delle specie che si diminuiscono. Quindi, il numero di ossidazione del cromo, dello ione di cromato, qual è? Andiamo a impostare un pochettino l'equazione. Chiamando con x il numero di ossidazione del cromo, abbiamo 2x più 7 che moltiplica meno 2 deve essere uguale a meno 2. Quindi allora abbiamo 2x più, scusate, meno 14 uguale meno 2, quindi 2x uguale 14 meno 2 uguale 12, quindi x uguale 12 fratto 2 uguale più 6. Quindi il numero di ossidazione del cromo dello ione di cromato è più 6. Il numero di ossidazione del cromo dell'Fe2 più qual è? 2+, benissimo. Il numero di ossidazione del cromo del Cr3+, è più 3, benissimo. E il numero di ossidazione del ferro nell'ione Fe3+, quanto è? Più 3. Benissimo, benissimo. Allora, andiamo un pochettino, punto 2 qual è? Andare a bilanciare gli elettroni. Benissimo, allora andiamo a vedere quanti elettroni vengono ceduti dalla specie che s'ossida e quanti elettroni vengono accettati dalla specie che si riduce. Il cromo passa da numero d'ossidazione più 6 a numero d'ossidazione più 3, quindi si riduce accettando 3 elettroni. Va bene? Adesso però tenete ben presente che gli atomi di cromo, qui ce ne sono 2, ogni atomo di cromo accetta 3 elettroni, quindi ognuna di queste unità che reagirà
cederà 6, accetterà 6 elettroni, quindi mettiamo più 6 e meno. Il ferro passa dal numero d'ossidazione più 2 al numero d'ossidazione più 3, quindi si ossida perdendo un elettrone. Pertanto, quanti ioni Fe2+ ci dovranno essere per ogni ione Cr2 o 7-2? Ragioniamo un po'. Cr2 o 7-2 accetta 6 elettroni. Adesso ogni atomo ne cede uno, quindi ci vorranno 6 ioni Fe+2 per ogni ione Cr2 o 7. Va bene? Abbiamo a questo punto bilanciato gli elettroni. Ovviamente dobbiamo immediatamente, diciamo così, assicurarci che sia rispettata la legge della conservazione delle masse, cioè che vengano, che siano presenti lo stesso numero di volte tutti quanti gli atomi a sinistra e a destra. Quindi qui noi abbiamo 2 atomi di cromo, ce ne dovranno essere 2 anche qui, quindi qua avanti che dobbiamo mettere? 2. Qui ci sono 6 ioni Fe+2, quindi qua che dobbiamo mettere? 6. Benissimo. A questo punto il punto 3 del protocollo che cosa dice? Bilanciare le cariche. Benissimo. Perché la legge della conservazione della carica deve essere rispettata. Per cui qui abbiamo 1 ione Cr2O7 meno 2, quindi meno 2. Poi ci sono 6 ioni 2 più, quindi 6 per più 2 fa più 12. Più 12 meno 2 fa più 10. Quindi il totale delle cariche che si troverà a sinistra sarà più 10. A destra invece quante cariche abbiamo? Abbiamo 2 per più 3 fa più 6, 6 per più 3 fa 18, più 6 più 18 quanto fa? Più 24. Pertanto per passare da più 10 a più 24, dovendo utilizzare per bilanciare le cariche che cosa in ambiente acido? Ioni H+, benissimo. Di quanti ioni H+ avremo bisogno per passare da più 10 a più 24? Avremo bisogno di, ovviamente, 14 ioni H+, che andiamo a mettere qui. Ovviamente, a questo punto qui, il punto quarto del protocollo cosa prevede? Bilanciare gli atomi di idrogeno. Benissimo, quindi abbiamo 14, ne devono comparire 14 anche a sinistra. Quindi questi 14 quando reagiranno in che cosa si saranno trasformati? In acqua. E precisamente in quante molecole d'acqua? 7. Benissimo. A questo punto dovremmo, diciamo così, avere finito. Controlliamo però se abbiamo commesso un errore. A sinistra ci sono 7 atomi di ossigeno e ci sono 7 atomi di ossigeno anche a destra, quindi abbiamo bilanciato bene. Va bene? Adesso ragazzi, vi voglio fare vedere la stessa reazione, scritta però non in forma ionica, in forma molecolare. Diciamo più o meno. Per bilanciarlo bisogna seguire lo stesso procedimento, solamente invece di bilanciare le cariche bisogna bilanciare gli atomi e i gruppi che non partecipano alla reazione. Scriviamo questa reazione in forma molecolare. Ad esempio, invece di scrivere CO2O7 scriviamo ad esempio dicromato di potassio, perché chiaramente l'ossidante dicromato deve essere legato a un ione. Generalmente si utilizza sempre un metallo alcalino, perché cominciate a impararlo da adesso. Tutti i sali dei metalli alcalini sono tutti fortemente solubili. Chiaro? Quindi si sciolgono bene tutti quanti. Così come pure se volete qualche cosa di qualche anione che vi dia garanzia di solubilità, vi posso anche dire che tutti i nitrati sono molto solubili. Quindi è un tipo di informazione che comunque è utile a chi deve fare un esame di chimica. Allora, scritta in forma molecolare, questa reazione viene scritta così: Na2 Cr2 O7. Più
Il ferro ovviamente deve essere presente in qualche sale, che quando si mette in soluzione si scioglie. Prendiamo un anione che non dà problemi, cioè un anione stabile, tipo l'FSO, tipo l'SO4-2-. Quindi allora, poiché l'Fe è più 2, l'SO4 è meno 2, sarà quindi FSO4. Questo perché ho detto un anione stabile? Che per esempio se io piglio lo ione cloruro, potrebbe essere ossidato anch'esso, insomma, e quindi allora la situazione diventa molto più complicata. Quindi prendiamo qualche cosa che è decisamente molto stabile, lo ione solfato non può essere ossidato ulteriormente. Perché non può essere ossidato ulteriormente? Lo zolfo quanti elettroni tiene nel suo livello energetico più alto? Ne tiene 6, perché è isoelettronico con l'ossigeno. Se ha numero d'ossidazione più 6 nel solfato, vuol dire che ha ceduto tutti e 6 gli elettroni. Certamente gli elettroni più interni non li può cedere, quindi allora il solfato gli dà garanzie che è molto 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 stabile. Quindi, sempre in ambiente acido, quindi invece di mettere H+, dovrete mettere un acido, sempre un acido con un anione che non vi dà problemi, quindi sempre H2SO4, cioè dovete andare a mettere, che vi dà dall'altro lato ovviamente ione cromo. Ione cromo chiaramente devi avere qualche anione che va a bilanciare, a controbilanciare la sua carica. Se noi qua abbiamo utilizzato solfato, se noi come acido utilizzeremo l'acido solforico, è chiaro che quello che si formerà sarà solfato di cromo. Quindi allora sarà, poiché praticamente il cromo è trivalente e poiché lo ione solfato è bivalente, la formula dello ione solfato, la formula del solfato di cromo sarà Cr2 SO4 preso 3 volte. Ovviamente il cromo tiene più 3, lo ione solfato è meno 2. Chiaramente si devono, diciamo così, il rapporto di combinazione deve essere tale che il sale non abbia una carica eretta, una carica elettrica netta, sia praticamente un composto neutro, e quindi se quello è più 3 e quello è più 2, diciamo così, il minimo comune multiplo di 3 e 2 ovviamente è 6, e quindi allora ci dobbiamo mettere 2 per 3, 6 di cromo, 3 per 2, 6 di ione solfato, quindi le cariche risultano basse. Quindi solfato praticamente di cromo. Poi ovviamente anche lo ione Fe3+, ci dovrà essere qualche anione che dovrà andare a controbilanciare la sua carica, poiché qua gli unici anioni che stanno nel sistema sono gli ioni solfato, andiamoci a mettere sempre ioni solfato. Quindi anche in questo caso lo ione ferro è più 3 e lo ione solfato è più 2, quindi il rapporto di combinazione del solfato di ferro 3 è 2 di ferro, 3 di solfato. Quindi abbiamo F2SO4 preso 3 volte. E ovviamente poi uscirà l'acqua. Andiamo a fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto qui. Diciamo che tutte quante le reazioni di ossido riduzione, se sono presentate in forma molecolare, sono un po' più tediose da bilanciare, perché con le cariche i conti si fanno più rapidamente. Invece con i gruppi, con gli ioni che non hanno partecipato alla reazione, è più scocciante, più fastidioso, diciamo così. Allora, vediamo un po'. Dunque abbiamo il cromo, il numero d'ossidazione del cromo nello ione di cromato, ovviamente sarà lo stesso che qua, chiaro? Sarà più 6. Ovviamente la procedura è assolutamente la stessa, perché invece di scrivere praticamente l'equazione in questi termini qui, noi dovremmo andarlo a scrivere in questi termini qui. Il numero d'ossidazione del sodio, oramai ce lo siamo imparati, è più 1, insomma, il metallo alcalino non può fare altro, quindi 2 per più 1. Il numero d'ossidazione del cromo sarà x, quindi più 2x, più 7 per meno 2, il tutto sarà uguale a 0. Ovviamente se andiamo a risolvere questa equazione, sempre meno 2 ci verrà. Sempre più 6 ci verrà, perché chiaramente non ci, questo 2 che sta qua prima stava come meno 2 presente qua, quindi assolutamente la stessa cosa. Quindi il numero di ossidazione del cromo risulterà essere più 6, il numero di ossidazione del ferro risulterà essere più 2,
Ecco, ripeto, se uno si doveva andare a calcolare il numero di ossidazione del ferro, risultava utile quell'escamotage che vi ho consigliato. Lo si può considerare come formalmente derivato dell'H2SO4. H2SO4 che cosa vi dice? Che SO4 tiene due cariche negative, quindi quello per forza due cariche positive deve tenere. Con considerazioni analoghe, giungiamo alla conclusione che il numero di ossidazione del cromo, del Cr2SO4, che sono le volte, è più 3, e il numero di ossidazione del ferro nell'Fe2SO4 preso del volte è sempre più 3. Quindi a questo punto bilanciare gli elettroni come al solito. Quindi passa dal numero di ossidazione del cromo, passa dal numero di ossidazione più 6 al numero di ossidazione più 3. Quindi si riduce accettando 3 elettroni. Però, in ogni unità Na2 Cr2O7 ci sono 2 atomi di cromo. Quindi ogni atomo di cromo accetta 3 elettroni, quindi 2 accettano 6 elettroni, quindi più 6 e meno. Il ferro invece passa dal numero di ossidazione più 2 al numero di ossidazione più 3, quindi perde un elettrone. Quindi per ogni unità Na2 Cr2O7 che reagisce, devono reagire 6 unità FeSO4, perché una unità Cr2O7 accetta 6 elettroni, ogni ferro gliene dà uno, quindi ce ne vogliono 6 di ferro per ogni unità Na2 Cr2O7. Quindi mettiamo un 1 qua avanti e mettiamo un 6 qua avanti. Ovviamente dobbiamo mettere i coefficienti stechiometrici dall'altro lato della freccia affinché compaia lo stesso numero di volte gli atomi di cromo e gli atomi di ferro. Qui ce ne sono 2 di cromo e devono comparire 2 anche qui, e ma il 2 qua già ci sta, quindi praticamente qua non dobbiamo mettere nulla. Vedete, prima il 2 stava qua fuori, adesso il 2 sta qua, quindi non dobbiamo mettere assolutamente niente. Poi ce ne sono 6 di ferro, ne devono comparire 6 anche qui, qui ci sta un 2, quindi qua che dovremo mettere? 3. Benissimo, dobbiamo mettere un 3. Va bene? A questo punto qui, praticamente, il protocollo che cosa diceva? Diceva praticamente che dovevamo andare a bilanciare le cariche elettriche, ma qui cariche elettriche non ce ne stanno, perché abbiamo scritto la reazione in forma molecolare. A questo punto dovremo andare a bilanciare, invece delle cariche elettriche, i gruppi SO4-, perché i gruppi SO4- dovranno comparire un numero uguale di volte, a destra e a sinistra. Quindi contiamo quanti SO4- ci stanno. Qua ci stanno 6 SO4-, quindi scriviamocelo qui. Qua ci stanno praticamente 3 SO4 e qua ci sono praticamente 3 per 3, 9 SO4. E sono praticamente 12 SO4. Ora aspettate un pochettino che qui forse abbiamo fatto qualche errore. Dunque, allora qui ce ne sono 6 SO4, qui cioè 3, 3, 9, sì, sono praticamente 12 SO4. Allora, andiamo un pochettino a bilanciare gli SO4, qua probabilmente abbiamo fatto qualche errore, dobbiamo dopo vedere dove sta l'errore. Dunque, qui ci sono 6 SO4, qui ci sono 12 SO4, quindi allora avremo un 6H2 SO4. E a questo punto dovremmo, diciamo così, andare ad avere da quest'altro lato qua 6 molecole d'acqua, però abbiamo sbagliato perché ne devono uscire per forza 7. Quindi andiamo a vedere un pochettino dove sta l'errore. Quindi mostriamo praticamente che comunque anche andando a fare queste cose qui, opportunamente ci sta sempre la possibilità di andare a sbagliare. Quindi riprendiamo tutto da capo. Il cromo passa da numero d'ossidazione più 6 a numero d'ossidazione più 3. Quindi praticamente accetta 3 elettroni, quindi ci sono 2 atomi di cromo, quindi praticamente 2 per 3, 6 elettroni. Il ferro passa dal numero di ossidazione più 2 al numero di ossidazione più 3, quindi perde un elettrone. Quindi per ogni unità Na2 Cr2O7 che reagisce, devono praticamente reagire 6 unità FeSO4. Quindi allora andiamo a mettere un 1 qua e andiamo a mettere un 6 qua. Quindi praticamente il
2 lo andiamo a mettere, i due compare già qui, quindi qui già ci sono 6, 3 gruppi SL, S4, e qui ci sono praticamente 6 diciamo gruppi FSO4, quindi 6 FSO4 devono comparirne 6 anche qui, quindi 3 per 2 6, e quindi ne compariranno 9. Vabbè. Allora, ecco, avevo dimenticato il sodio, ecco, benissimo. Allora, il sodio ovviamente anche questo dovrà comparire di qua, quindi il sodio di qua dovrà comparire sempre sotto forma di Na2SO4. Perfetto. L'Na2SO4 ovviamente a questo punto qui ci sta praticamente un SO4 in più qua, e quindi qui gli SO4 diventeranno 7. E quindi a questo punto qua devono essere 7 di H2O. Adesso praticamente se andiamo a contare tutti quanti gli atomi di ossigeno, che compaiono saranno uguali a destra e a sinistra. Vi avevo detto praticamente che quando si va, diciamo così, a bilanciare le ossidoriduzioni in forma molecolare è più fastidioso. Perché? Perché uno le carica e le vede subito tutte quante. Qua io avevo dimenticato di andare a bilanciare il sodio, perché il sodio doveva comparire ugualmente di qua e di là, e quindi mi trovavo praticamente un SO4. E quindi praticamente risulta bilanciata. Diciamo che generalmente quando trovate da qualche parte qualche reazione di ossidoriduzione che, in cui, che gli viene data in forma molecolare, generalmente conviene andarla a riscrivere in forma ionica e andarla a bilanciare in forma ionica, perché è più semplice, vi dà sicuramente meno fastidio. Facciamo qualche altra reazione, ma facciamone qualche una in ambiente base, perché voi non pensiate che praticamente sono tutti quanti in ambiente acido. Ecco, andiamo a prendere questa. Allora, ione permanganato. Acquoso. Dunque, più biossido d'azoto N2. Biossido d'azoto è un gas, però questo si scioglie anche in parte in acqua, quindi questa è una reazione comunque si verifica in fase acquosa. Poi abbiamo che si trasforma l'ossido, il biossido di azoto in ione nitrato N3- acquoso. E lo ione permanganato invece in ambiente alcalino si trasforma in biossido di manganese MnO2. L'ambiente è alcalino, quindi ambiente alcalino vuol dire che quando si vanno a bilanciare le cariche dobbiamo andare a utilizzare degli OH-, va bene? Allora, andiamo un pochettino a fare come al solito tutte quante le considerazioni. Il numero di ossidazione del manganese nello ione permanganato quale viene ad essere? Abbiamo che se chiamiamo X il numero di ossidazione del manganese, il numero di ossidazione dell'ossigeno quant'è? È meno 2. Quindi X più 4 per meno 2 dovrà essere uguale a meno 1. Quindi 4 per meno 2 fa meno 8, lo mettiamo dall'altro lato diventa più 8, più 8 meno 1 risulta uguale X a più 7. Quindi il numero di ossidazione del manganese per l'ione permanganato è più 7. Il numero di ossidazione dell'azoto nel diossido d'azoto è 2 per meno 2 dà meno 4, quindi la somma deve essere uguale a 0, quindi questo sarà più 4. Il numero di ossidazione dell'azoto nello ione nitrato risulterà essere uguale a X più 3 che moltiplica meno 2 uguale meno 1. 3 per meno 2 fa meno 6, meno 6 lo portiamo dall'altro lato diventa più 6, più 6 meno 1 è uguale a più 5. Quindi il numero di ossidazione del
dell'azoto nello ione nitrato risulta essere uguale a più C. Manganese, abbiamo MnO2, quindi 2 per meno 2 fa meno 4, meno 4 praticamente per meno 4 lo portiamo dall'altro lato, diventa più 4, quindi il numero di ossidazione del manganese è più 4. Va bene? Abbiamo dato i numeri di ossidazione. Adesso, come al solito, che cosa dobbiamo andare a fare? Bilanciare gli elettroni. Benissimo. Quindi abbiamo che il manganese passa dal numero di ossidazione più 7 al numero di ossidazione più 4. Quindi si riduce accettando 3 elettroni. Quindi avremo un più 3 e meno. L'azoto invece passa dal numero di ossidazione più 4 al numero di ossidazione più 5, quindi si ossida cedendo un elettrone, quindi meno un elettrone. Per cui ogni atomo di manganese che si riduce accetta 3 elettroni, ogni atomo di manganese che si ossida, cioè ogni atomo di azoto che si ossida cede un elettrone, per cui ci vorranno 3 atomi di azoto, che in totale danno 3 elettroni, per ogni atomo di manganese. Quindi noi dovremo andare a mettere uno qua avanti, 3 qua avanti, quindi dovremo andare a mettere un 3 anche qui, e dovremo andare a mettere uno anche qui. E quindi a questo punto praticamente siamo, diciamo così, riusciti a bilanciare gli elettroni. A questo punto dobbiamo andare a bilanciare le cariche, però questa volta l'ambiente è alcalino. Andiamo un pochettino a contare quante cariche ci stanno a destra e quante cariche ci stanno a sinistra. A sinistra ci sta una carica negativa, quindi meno 1. A destra ci stanno 3 cariche negative, quindi per passare da meno 1 a meno 3 di quante cariche negative avremo bisogno? 2 cariche negative. Quindi qui dovremo andare a scrivere 2OH-. Allora, a questo punto andiamo a bilanciare l'idrogeno. Qui idrogeno non ce ne sta, qui idrogeno non ce ne sta, qui praticamente ci sono solo 2 atomi di idrogeno, quindi qui ci sta solamente una molecola d'acqua. Andiamo un pochettino a fare il controllo sull'ossigeno per vedere praticamente se abbiamo commesso degli errori. Allora, qui abbiamo 4 atomi di ossigeno più 3 per 2, 6, 6 e 4 fa 10, più 2, 12. Quindi abbiamo 3 per 3, 9, più 2, 11, più 1, 12, 15. Abbiamo bilanciato bene. Va bene? Adesso, vi ripeto, farne molte di queste qua è una cosa un pochettino noiosa. Ne abbiamo fatte 4, 5. Nella lezione di esercitazione che farete nella settimana prossima farete anche un pochino di ossido riduzione e vi ripeto, queste sono, diciamo così, le cose che bisogna fare. Diciamo, bisogna ogni volta andare a ripetere questo, diciamo così, questo protocollo, è abbastanza semplice. Vi ripeto, nel caso che la reazione vi venga posta in termini di reazione molecolare, non reazione in forma ionica, aumentano le possibilità di errore. Cioè, perché il problema qual è? Il problema è che quando è in forma ionica voi bilanciate le cariche, quindi contate le cariche e quelle non vi sfuggono. Invece, se praticamente è in forma molecolare, dovete ricordarvi tutti i gruppi che hanno gruppi e ioni che non hanno partecipato alla reazione. Quindi in quella reazione che avevamo scritto qua, io avevo tenuto conto degli ioni SO4- mi era sfuggito che ci stava il sodio, che dovevo bilanciare anche il sodio e che il sodio stava di qua e me lo dovevo trovare anche di qua. È chiaro? Semplicemente aumentano le possibilità di errore, c'è bisogno di più attenzione. Va bene? Diciamo, dal punto di vista concettuale non credo che ci sono problemi, c'è semplicemente bisogno di andare praticamente un pochettino a allenarsi. Ovviamente anche sulle equazioni di ossido riduzione le interpreto sempre alla solita maniera, cioè le dovete saper fare,
Però chiaramente non è che in sede d'esame andrò mai a prendere l'ossido riduzione più complicata che esiste in modo da mettermi in difficoltà. Diciamo, nei casi più complicati, che cosa potrebbe succedere? Che un riducente è capace, invece di fare ossidare una sola specie atomica, ne fa ossidare due. Allora praticamente dovete tenere conto dell'ossidazione di tutti e due nel computo degli elettroni. Diciamo, ci può essere questa difficoltà in più. Ripeto, chiaramente io non è che sono uno, diciamo così, che vi fa l'esame sperando che voi andate male. Io vi faccio l'esame sperando che voi andate bene. Quindi diciamo che queste sono le cose più complicate, la cosa peggiore che vi può capitare, insomma, che può creare qualche problema. Chiaramente, se in sede d'esame vi chiedo un ossido di riduzione, non andrò mai a chiedere quella più difficile che esiste per farvi andare male. Cercherò, spererò sempre, e ne darò una, diciamo, normale o anche facile, sperando che voi la fate bene e andate bene. Va bene? Allora, poi facciamo una piccola interruzione, puliamo la lavagna e poi cominciamo a parlare un pochino delle leggi dei gas.